Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video di Xenoverse per Aspera ad Astra. Oggi concludo la cattura degli ultimi leggendari. Quindi iniziamo subito col primo leggendario di oggi, uno degli ultimi, che è Deoxys. Devo continuare per di qua quindi, non mi ricordo bene la strada. Quindi continuiamo dritto e passiamo per di qua. Ok, sì, per di qua. Yes, sì, è proprio qui. Questi qua l'ho sfidati a quanto pare. A questi l'ho sfidati per forza, perché poi ci sono dovuto passare per forza da queste parti per andare di qua. Allora, se non sbaglio, questo sì. Questo è un pulsante. Infatti è una freccia. Dovevo dirvelo prima che è una freccia e non dovrei sembrare così sorpreso, perché lo so. Ho fatto le prove, non è che vado in giro a caso. Un altro repellente max lo uso. Dunque, si va qua giù, si passa per di qua, Velox Ball, right, ok, e si va qua sopra, a questo punto si va qui e si rientra. Aspetta, questo cosa è? Ah, vietato l'accesso, invece noi entriamo perché siamo ribelli, siamo davvero ribelli. E poi si va qua sopra e si esce di qua. Ah, però lì c'è una Pokéball da prendere. Che cos'è? Pietra lunare, buono. Bene, e poi si scende qui. E zona DNA. Eccoci qua. Questo è l'asteroide che è caduto al canyon, e quindi canyon asteroide, se non era abbastanza chiaro. Abbiamo Dielebi ovviamente in squadra. Io ripeto, non so se Dielebi serve o no, io me lo porto in squadra, tanto occupa un posto comunque. È uno dei tempietti di Dielebi, vuoi attivarlo? Perfetto, attiviamolo e vediamo dove ci porta. Ah, beh, è in terza generazione, ovviamente. Hip, hip, hipster. In teoria mancano solo 4 leggendari, quindi. Dato che stiamo a 6 di 10. Attiviamo il triangolo. Bisogna fare il minor numero di passi per attivarlo. Perfetto. Quindi mi raccomando, per riuscire ad attivare il triangolo bisogna effettuare il minor numero di passi. Se ne effettui uno in più di quello che serve, allora si disattiva. Io su Rosso Poco e Verde Foglia riuscii a trovarlo con i codici usando il cheat del teletrasporto. Entravi in una porta, ti teletrasportava in un punto a caso, in base al codice che avevi messo, certo. E lo trovai dopo una mezz'ora di tentativi. E lo trovai quindi a caso praticamente, non ero pronto assolutamente. E ci misi un'altra mezz'ora per attivarlo perché non avevo la minima idea di quello che bisognasse fare. E avevo solo 32 Megaball, me lo ricordo ancora. Perché proprio rimasi folgorato dal fatto che ci fosse Deoxys davanti ai miei occhi. È un momento che mi ricordo, lo catturai dopo 5 tentativi alla seconda Megaball, durante il quinto tentativo. Allora, però... Però no, dai. Così no. Così no. Pensavo riuscisse a tenerlo un Drago Pulsar, ma a quanto pare no. Fanghiglia? Ce l'ha le statistiche buone comunque, a livello 80. Nella forma normale ce le ha. Ma perché? Dovrebbe avere 218... Ah no, però quello è con le IV. Quindi io devo fargli il minimo danno possibile se voglio provare a prenderlo. Magari colpo basso con Endeavor? Può essere. Può essere che sopravvive. Sei tentativi con la Velox Ball. Bene. Vediamo un po' sti dati di sto Deoxys. Pokémon DNA. È il risultato della mutazione genetica di un virus alieno giunto sulla Terra con un meteorite. Metto che metti squadra, manda al PC e ci marcisce al PC questo. Se lo merita. Adesso per quanto riguarda Itran, partendo dalla sommità del vulcano, praticamente ci si può usare volo per arrivarci velocemente, e poi si va qua sotto, perché qua c'è l'uscita. Bene. Si percorre un pezzetto di strada. Ah, qua non ci sono mai stato. E vabbè però.
Quindi niente strumento alla fine, bene. Poi si sale qua sopra, usiamo un altro po' di repellente. Tu non mi freghi. Non so se è un allenatore o meno, ma non mi faccio fregare. Si sale qui e poi c'è da usare for... Ah, qui però c'è un oggetto. Non so come arrivarci però. Si sale qua sopra, mi pare, dentro la caverna. Grotta cratere. Allora sì, Pokémon cratere. Con l'Heracleum Z possiamo passare. Usando forza ed ecco il tempietto. Dovrebbe andare liscia come l'olio stavolta, eh. Cioè non intendo il fatto che deve essere facile da catturare, ma essendo un Heatran non ha attacchi chissà quanto sgravati come Deoxys. Eccolo qua. Bellino. Vai. Bugo bu, guogo bubu bubu. Bella la musica dei leggendari. Iniziamo con Tononda. L'acciaio conduce l'elettricità. Heatran femmina. Sì, Heatran è uno di quei pochi leggendari che ha distinzione tra maschio e femmina. Wow! Una ventina di Ultra Ball, ma ehi. Pokémon cratere. Nel suo corpo scorre sangue che ribolle come magma. Vive in antri all'interno di vulcani. Manda il PC anche lui a marcire, anche se è bellino però, eh. Heatran è bellino. Però io mi chiedo, se i Pokémon leggendari sono così rari da vedere, da catturare, da trovare addirittura, come facciamo ad avere informazioni su di loro? Mica abbiamo potuto studiarli come gli altri Pokémon normali? Potrebbero esserci effettivamente testi antichi che magari parlano di qualcuno che ha visto Heatran, che l'ha magari curato da una possibile da ferita o cose così, ma mi pare molto strano. Bene, il prossimo è Cresselia, quindi dirigiamoci all'isola Pigliapesci e dobbiamo andare praticamente in un'isola diversa da questa, un isolotto piccolino. Bene, prendiamo, usiamo Surf e andiamo da questa parte dove c'è un'uscita. Bene, ora. Qui ci sono un po' di allenatori e mi scuserete se non li sfido. Poi si va di qua. Oi, che succede? C'è un altro repellente. A parte che siamo arrivati, eccoci. Wow, tutto scurissimo, non si vede nulla. Accidenti, ok, qui già si vede meglio. Bene, siamo arrivati. Vai. Attiviamo questo tempietto. Qua comunque sia siamo ancora in quarta generazione con Cresselia, quindi siamo uguali a prima più o meno. Oh, che bella sta musichetta. Sì, musichetta. Host. Comunque. Lunan. Senti i timpani. Non i timpani questi, i timpani è uno strumento musicale. Bellissimo. Allora, Cresselia, che ti facciamo? Era assalto. Cresselia. In diamante lucente e perla splendente, lei è errante, se non erro. Gioco di parole non voluto, assolutamente. Però mi pare che lei sia errante. Oddio, dovevo andare subito con la Velox Ball, ma vabbè. Nella terra per Darkrai. A sto punto. Oh, subito! Bene, molto bene, Cresselia. Pokémon falcato. Nelle notti di quarto di luna, l'aurora della sua coda si espande e ondeggia in modo splendido. Anche lei mandiamo la PC. Mentre per quanto riguarda Darkrai, andiamo sull'isola Buco Nero con volo
ed è nel punto in cui non potevamo andare all'inizio. Quindi partendo dall'entrata si va di qua, si sale e qui dovremmo incontrare la bimba. Ah no, non c'è più la bimba qui. Niente allora. Mi ricordavo la bimba, ma non c'è più. Si va di qua. Si scende qui. Usiamo un altro repellente, tanto per essere tranquilli. Eccoci qua. Mamma mia, però quanto è buio qui. Perché è così scuro lo schermo? No? Lo schermo, il gioco. Qui non potevamo andarci all'inizio e non sapevamo, non sapevo cosa c'era. Magari non è dire che non sapevamo. Perché io non lo sapevo, voi magari sì. Quindi se scende qui e c'è un po' di strada da fare ora. Godiamoci il viaggio. Dunque, qua si scende ancora. Ecco qua, sì. Ecco il tempietto, ho fatto bene a non prendere l'altra strada. Questa qui la sto facendo un po' in blind, questa parte. Non ho fatto delle prove prima di affrontarla. Quindi non ero sicuro della strada da prendere. Però a quanto pare è questa. Ci siamo quindi? Dimmi di sì, dimmi di sì. Bene. Siamo ancora in quarta generazione, quindi tanta roba. Oh, attenzione. Ciao, tutto a posto? Ecco, io provo la Velox Ball. Darkrai, non ti arrabbiare, ma io provo la Velox Ball. Ci provo. Ah, era l'ultima. Preso! Darkrai preso. Una trentina di Ultra Ball per lui, eh? Maledizione. Pokémon nero pesto. Si narra che nelle notti senza luna questo Pokémon provochi incubi terrificanti. Manca solo un Pokémon. Genesect. E poi è finita. Genesect si trova al casinò di Eldew. Bene, a Sagittopoli. Ottimo, non vedevo l'ora di tornarci in quel posto. È fatta oramai, è fatta. Dunque si va qua dietro. Yes, e qui. Eccolo qui. Dovrebbe essere l'ultimo se non sbaglio. Non ne ho mancato neanche uno. Questo è il decimo e ultimo hipster, giusto? Completato, infatti, sì. Bello però sto posto, accidenti. Molto bello. Localizza, wow. Iniziamo bene. Mi ricordo quando ci fu l'evento di Genesect su bianco e nero. O meglio, si scoprì come catturarlo. Non mi ricordo veramente se era un evento o se era solo il metodo di cattura. Però tramite internet scoprì come prenderlo, insomma. Mo' cattura, mo' evento, o senza evento. Ci fu il primo evento dopo poco l'uscita di quello giapponese che era l'evento per l'isola, per andare a prendere i Victini. Che comunque poi venne replicato anche quando uscì in America e in Italia, quindi, e in Europa. Quindi alla fine è andata bene comunque. Finito! Finalmente ho finito! Boh, ho catturato davvero pochissimi Pokémon. Genesect, Pokémon paleozoico. 300 milioni di anni fa era temuto come più forte fra i cacciatori. È stato modificato dal Team Plasma. Manda il PC, vai. I macchinari si sono accesi. Ah, per cambiare di forma! Ah, no, ottengo solo i moduli, non... Mi danno i moduli.
Pensavo tipo di venire qui a cambiargli forma, invece no, con i moduli come era giusto che fosse. Non so perché, però mi veniva in mente Rotom e quindi cambiare forma così. Un po' strano, in effetti. Bene. Beh, che dire allora, l'episodio finisce qui, questo era il terzo ed ultimo video su come prendere leggendario, meglio, come prendere c'è anche il video di Starkey caricato appunto sul canale Weedle, quindi non è che ho fatto una cosa nuova, però insomma l'ho presi tutti alla fine, era giusto farli anche per completismo. Nel prossimo episodio di Xenoverse invece penso che mi farò i due DLC, farò entrambi se non sono troppo lunghi. E dovrebbero essere solo delle lotte extra, da quello che ho capito, ma sicuramente non ho capito, quindi sarà qualcosa di diverso. Comunque sia, vedrò poi il da farsi, però. Allora, in ogni modo, io vi ringrazio per essere stati qui, per aver seguito il video. In descrizione, ovviamente, i social che vedete anche a schermo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, tanto è gratis. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!